Massimo Sorvillo, Confcommercio. Allora la situazione del commercio a Battipaglia, sono iniziati i saldi, è venuto il Natale, c'è un rilancio o no? Ma è una bella parola, rilancio. I saldi ci sono stati, però diciamo la verità, non c'è stato quel riscontro e quell'effetto che uno si aspettava. Un po' perché le file si sono viste, ma diciamo, si sono viste solamente ai centri commerciali. Battipaglia soffre ancora tantissimo per un rilancio del commercio. Tutti credevamo nel 2023, speriamo che questo 2023 sia un anno eccezionale. Se dobbiamo fare un'analisi corretta, nei soldi in tasca dei cittadini non ce ne sono. Oggi si parla maggiormente della corrente e altri tipi e della benzina, ma ricordiamoci che sono aumentati i mutui e con le cartelle dei mutui che ci sono state, tantissima gente, vi posso garantire che si è fatto i resoconti di pagare anche la cartella con un nuovo tasso, e quindi non è facile, bisogna pensare bene a un nuovo rilancio serio del commercio. Ecco, e brevemente, il rilancio del commercio sul territorio, come può avvenire? Allora, può avvenire, prima di tutto dobbiamo crederci noi commercianti. C'è una situazione di... vedo i commercianti in alcune cose svogliati, hanno paura. E la paura nel commercio, io che sono figlio di commerciante, non va mai bene, perché tu devi portare al cliente gioia, allegria, piacere. E poi c'è un altro fatto, Battipaglia non riusciamo ad avere uno staff di collaborazione generale, non solo tra noi commerciali, ma bisogna dire la verità, anche con l'amministrazione. Stiamo parlando del rilancio col distretto commerciale, speriamo che parte. Facciamo gli eventi. Però se non li andiamo a mettere in luce, pubblicizzare, ma come vogliamo portare gente a Battipaglia? Quindi dobbiamo fare, secondo me, un'analisi reale. Ci vuole l'ABC. Battipaglia, per rilanciare bisogna partire da zero. È un peccato dirlo, ma dobbiamo partire da zero per crescere. Ci sta spazio. Credo che ancora proprio non abbiamo toccato fondo, perché ci sono ancora molti imprenditori che ci credono. Però mettiamoci la voglia, l'interesse, il piacere di fare questo lavoro.